Sono le 00:00 e questo è Notte. Cresce a Tavernelle il popolo del rock. Giovani adulti di tutte le fasce d'età, studenti, insegnanti, musicisti in erba, artisti affermati sotto l'anima e il ritmo del Centro Giovani di Rovai. Questo è l'inizio del comunicato stampa che mi è arrivato ed è anche il motivo per cui sto guidando nella notte verso Tavernelle e Val di Pesa. Ma c'è un solo piccolo problema. Che è a Tavernelle Val di Pesa, che poi gli uffici stampa tendono sempre a aumentare l'evento, a pomparlo, a metterci più roba per farti venire, per far venire il giornalista, ma ci saranno due che strimpeano, cioè così, due ragazzi. Oh, è Tavernelle Val di Pesa, Ok, forse mi sono sbagliato. Qui siamo a un centro infanzia, adolescenza e famiglia dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ed è un centro che è stato aperto, insomma, inaugurato nel 2009. E un recupero, diciamo, di un edificio che apparteneva a dove stavano gli ex macelli. Alle mie spalle si sta svolgendo un lavoro di approfondimento sulle, diciamo, tematiche della valorizzazione del corpo e dei suoi comportamenti, visti da una lettura, da un punto di vista dell'arte museoterapia, della globalità dei linguaggi. Cioè dire, è una sorta di approfondimento che le persone hanno l'opportunità, appunto, di elaborare su tematiche che riguardano noi stessi e l'integrazione. Qui il piano musicale è perché di fatto la musica, pensiamo, sia anche un momento di attrazione, di coesione forte per i giovani, e quindi per questo il progetto ha voluto realizzare al primo piano delle sale prova. E oltre alla possibilità di registrare i propri pezzi, i ragazzi possono anche seguire veri e propri corsi di fonico. È un corso base, quindi si dà un'infarinatura, ma è sicuramente buono per lanciare poi, per, diciamo, se una persona poi vuol approfondire, diciamo che la cosa è molto utile perché ti dà un'infarinatura su quelle che sono le basi dell'acustica. Visto che hai gli alunni dietro, glielo puoi dire, c'è richiesta di fonici in giro oppure faranno la fame? Allora, diciamo che la richiesta di fonici c'è, e quello che poi, diciamo, essere pagato è un po' difficile, quindi... L'ho già sentita questa. Sì. Ah, questo è il coro di Voci Bianche con le fiorentine che stanno facendo delle prove di brani che eseguiranno in vari concerti. Sono bambini che partecipano da quanto? Il coro esiste dal decimo anno. E molti bambini hanno 5-6 anni di attività corale, e sono tutti bambini della zona e non, che hanno varie età, vanno dai 6 anni sino ai 16 anni. Canto bene fin da piccola. E quindi ti diverti anche con tutti gli altri a suonare? Sì, fo da almeno penso 3 anni e ho deciso di farlo perché mi piaceva cantare, e quindi mia mamma aveva delle conoscenze delle sue amici del lavoro, e quindi... E mentre tutti nella stanza ci chiediamo quali conoscenze possa avere la madre del piccolo corista, arriva il sindaco. In questa zona fanno musica, qui accanto fanno anche teatro e, devo dire, accompagnati anche da persone e personaggi che in qualche modo ce l'hanno fatta da questo punto di vista, anche se il nostro obiettivo non è tanto quello di dire ai ragazzi dovete farcela anche voi, ma è quello di dire divertirvi, divertitevi e fate qualcosa che vi completa. Ho cominciato a suonare a 7 anni il violino, ho fatto il conservatorio e suono in orchestre di musica classica, fra cui l'Orchestra Regionale Toscana, e suono in televisione come violinista nell'Orchestra dei Migliori Anni. Non sei l'unica che insegna qua e che ha già una carriera musicale? Non sono l'unica che insegna qua e suona qua, ma c'è anche il batterista di Patti Pravo che vi presento. Nei paesi c'è sicuramente molta più voglia di uscire, di fare della musica, dell'arte, cercare di
portare fuori quello che viene anche prodotto in una realtà più piccola come questa, insomma. Questa struttura è molto, molto all'avanguardia, abbiamo uno studio di registrazione che è attivo, abbiamo una realtà di vari gruppi, varie formazioni, una di queste. E ora andiamo anche a intervistare le stelle. I Modriff. Per noi è stato comodo, se non altro perché l'altra sede è proprio nel centro di Tavernelle, questa è un po' fuori. Poi anche il posto è costruito in modo che le stanze siano insonorizzate e tutto, per cui anche noi, se si vuole venire qui e alzarci un po' più di volume per riuscire a sentire effettivamente cosa viene fuori dalle canzoni, per noi è tanto meglio, insomma. E poi è tanta roba ci sia lo studio di registrazione. Eh sì, è utile, insomma, anche perché adesso, insomma, prima per registrare, sì, comunque in zona ci sono altri posti, però bisogna andare, insomma, qui invece è proprio in città, basta proprio uscire, attaccarsi, venire qui e registrare. Questo è targato Tavernelle, nel senso. Esattamente, targato Tavernelle. Che si fa nel futuro? Noi si suona e si spera che qualcosa arrivi. E noi, insomma, ci impegniamo, suoniamo, continuiamo così. Anche grazie a questo posto, insomma, ci permette di fare le prove. Lo guardate Sanremo perché serve, dice.